Vogliamo incominciare con un testo di luce. Questo testo di luce, seguito da una benedizione a Dio, è tratto da Isaia e la benedizione dalla prima le dalla lettera ai Colossesi, prologo. Alzati. Rivestiti di luce perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché ecco le tenebre ricoprono la terra, nebbia fitta avvolge le nazioni, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Noi siamo i figli della luce, perché Cristo è luce, luce di verità e di amore. È in Lui che noi fissiamo lo sguardo, è Lui che riempie tutta la rivelazione e tutta la nostra vita. E dobbiamo perciò benedire Dio, perché ci ha fatti figli della luce. Però non possiamo nasconderci che le tenebre ricoprono la faccia sulla ter della terra e una fitta nube, come dice il testo, una fitta nebbia avvolge le nazioni. Benediciamo pertanto il Signore, perché ci ha tratti dal regno delle tenebre nel regno del suo diletto Figlio Gesù, in cui abbiamo la remissione dei nostri peccati, la redenzione, come dice l'Apostolo ai Colossesi. Dovendo parlare di questo regno delle tenebre, vogliamo fare una ricognizione generale. E vogliamo essere molto stringati perché il tema è vasto. C'è una ricognizione della situazione del mondo, cioè di questa nebbia fitta che avvolge le nazioni e di queste tenebre che ricoprono la faccia della terra. Pertanto uno sguardo al mondo attuale, uno sguardo alla Chiesa di oggi, uno sguardo al nostro gruppo di rinnovamento nello spirito, uno sguardo alle nostre famiglie e poi uno sguardo alla nostra persona per comprendere dove noi ci muoviamo, quali sono queste tenebre, sia attorno a noi che eventualmente dentro di noi, sia nelle nostre famiglie, sia nei nostri gruppi, sia nella Chiesa, sia nel mondo intero. Dice un bellissimo testo nella lettera ai Tessalonicesi, seconda lettera, quando si parla dell'Anticristo, che il mistero dell'iniquità è già in atto ed è in mano a Satana. Dunque c'è il mistero dell'iniquità che è accanto al mistero della luce.
il Mysterium Salutis e il Mysterium Iniquitatis, due regni contrapposti, il regno della luce con Cristo, il regno delle tenebre con Satana. Ma prima di dare questo sguardo ricognitivo al mondo, alla Chiesa, ai nostri gruppi, alle nostre famiglie e attorno, dentro di noi, vogliamo sapere se veramente questo nemico esiste, se è tutta una fandonia, se è tutta una macchinazione nostra. Non ci dilunghiamo su questo. Il discorso va bene se noi presupponiamo, abbiamo per scontato che il nemico Satana esiste, che esistono i demoni, i suoi satelliti, angeli decaduti, e che c'è una lotta tremenda contro Cristo e contro l'uomo, per invidia del nemico che, precipitato qui sulla terra, si scaglia contro Cristo stesso e contro la sua discendenza, che siamo noi, per impedire all'uomo di raggiungere la sede da cui egli decadde e occupare il posto che lui occupava. Noi abbiamo per scontato che il diavolo esista. Dovremmo fare allora un lungo discorso sull'esistenza del nemico, che però non è tanto accettato oggi, e anche in campo dottrinale, cattolici, protestanti e cattolici teologi, cioè, che vogliono saperla più lunga nella rivelazione, mettere in dubbio l'esistenza, pochi, ma soprattutto la personalità del maligno, del nemico, di Satana o diavolo che si dica. I nostri due ultimi pontefici, Paolo VI e il nostro Papa Giovanni Paolo II, ribadendo la dottrina perenne della Chiesa, hanno detto chiaramente che il maggior problema che oggi la Chiesa deve affrontare è la lotta contro Satana, che non è la personificazione del male, ma è una persona intelligente, dotata di volontà perversa, che vuole la rovina nostra. Il Papa Paolo VI più volte è intervenuto su questo argomento, e il nostro Papa, in più di 15-16 discorsi, è intervenuto per ribadire l'azione malefica del maligno. Per cui, con buona così, con buona volontà di alcuni teologi, noi diciamo che questo maligno esiste, e diciamo al grande teologo protestante Barth, che dice che il diavolo è il non essere, è il nulla,
e il non esistente e lo sgretolamento dell'essere e che pertanto non ha nessun potere che in realtà egli è una persona, sempre in senso analogico, dotato di intelligenza e di volontà, padre della menzogna, padre dell'odio, come diceva nostro Signore Gesù Cristo, che lo conosceva bene, perché egli è venuto, come dice Giovanni, prima lettera 3, a distruggere l'opera del maligno. E lo combatté strenuamente durante tutta la sua vita e diede alla Chiesa così il mandato di continuare la lotta fino alla fine del mondo. È su questo che noi non ci vogliamo fermare perché andremmo troppo per le lunghe. Vogliamo piuttosto fare, prima di entrare nei diversi campi del Marigno, fare una ricognizione. Quando noi siamo in battaglia, e siamo in battaglia, perché ci dice l'Apostolo Paolo, nella lettera agli Efesini, la nostra battaglia non è contro la carne e il sangue, ma contro i principi di questo mondo, principi di questo mondo, che abitano nelle regioni dell'aria. Per questo dobbiamo attingere forza dal Signore, rivestirci delle armi della luce, dell'elmo, della corazza, dello scudo, la cintura della verità, i lambali, calzare, mettere in pugno la spada nella parola per combattere. Quando noi vogliamo vedere la posizione del nemico, come si fa oggi, ci sono i velivoli di ricognizione per vedere gli schieramenti del nemico. Dove si trova, quale truppa usa, quali armi ha, c'è un'opera di ricognizione. Anche noi vogliamo fare un'opera di ricognizione per osservare i campi del nemico in modo da predisporre la nostra difesa contro le insidie che lui ci tende per rapirci la luce, per farci come lui, figli della Geenna. Una ricognizione così generale sul mondo di oggi il mondo di oggi è sotto il potere del maligno. Già lo era ai tempi di Giovanni, che scriveva: tutto il mondo giace sotto il potere del maligno, la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne, la superbia della vita, sono le manifestazioni di questo dominio che il nemico ha su di noi, perché attraverso queste tre concupiscenze, il Dio di questo mondo, come viene chiamato, ci domina. Noi un giorno eravamo sotto il dominio del maligno, dice l'Apostolo, capitolo 2, agli Efesini, sotto il dominio di lui come gli altri uomini ribelli, ma quando venne la misericordia e la potenza di Dio su di noi, siamo stati sottratti al suo dominio. Ma sul mondo che noi vediamo oggi dura questo mistero di iniquità e il mondo è sotto l'influsso del maligno.
uno sguardo allora alla presenza del maligno in questo mondo. Diceva Gesù che lui è lo spirito di menzogna, per cui attacca sulla verità. È la verità che ci rende liberi. Cristo Gesù è la verità che ci rende liberi. E lui attacca sul piano della verità, con l'errore e con la menzogna, con l'inganno. Una potenza di inganno è su tutta l'umanità, dice l'Apostolo quando denuncia il Mysterium Iniquitatis, nella seconda lettera ai Tessalonicesi. Una potenza di inganno. Questo inganno è sulla verità. Oggi noi ci troviamo avvolti di menzogna e di inganno. La verità non è più il dominio dell'uomo sulla terra. Io vorrei dare uno sguardo, prima di parlare della menzogna, dell'inganno in cui il nemico tiene il mondo, sulla ricognizione fatta qui dagli organi socio-religiosi e dagli organi politici. In campo sociologico prendiamo così i dati dal GRIS, cioè il gruppo ricerca informazione 7, e da CESNUR, Centro Studi Nuove Religioni. Invece per la parte politica prendiamo il Dipartimento di Stato, Sicurezza Pubblica in Italia, e in campo europeo il Consiglio d'Europa e il cosiddetto Parlamento Europeo. I dati ultimi ce l'ho del 98. Comunque l'orientamento non è mutato, e su questi dati io vi do un quadro della situazione. Primo quadro. Cominciamo con l'Italia e poi vediamo un po' qual è l'orientamento in campo italiano e in campo europeo. Cominciamo con i nuovi movimenti magici. Sono 61 i gruppi, almeno questo risulta dagli organi così dello Stato nostro, Italia. Dipartimento di Stato, 18 occultisti esoterici, 9 gruppi satanici luciferiani, 4 gruppi spiritici, 2 gruppi ufologici, 28 gruppi neopagani, Belenegge e compagnia bella. Per quanto riguarda la nostra regione Sicilia, abbiamo un solo gruppo a Palermo, uno a Catania, uno a Messina, 2 a Siracusa e uno a Trapani. La regione più colpita in Italia è la Lombardia, 5 gruppi a Milano, un totale Lombardia 17. Il Veneto con 20 gruppi, poi Emilia e Romagna 19 gruppi, Piemonte 14 gruppi. I gruppi satanici luciferiani, che sono 9, sono concentrati in Torino, Bologna e Roma. Andiamo adesso
alle fonti politiche, il rapporto che la Polizia di Stato ha redatto, l'ultima redazione, per vedere la situazione, e questa nuovi movimenti religiosi, almeno la Polizia di Stato ne ha catalogati 76, distribuiti per regione, e cioè i dati della Sicilia, Palermo 10, Agrigento 1, Caltanissetta 2, Catania 4, Ragusa 2, Siracusa 1 e 6 Trapani. Andiamo adesso alla legislazione. Consiglio europeo, di fronte a questa situazione, ecco, raccomanda agli stati dell'Europa il numero della raccomandazione 1178, articolo 9, della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, è inopportuno il ricorso a leggi proibitive, libertà per l'individuo, libertà per le comunità, a meno che non facciano male. Questo è l'orientamento europeo. Il Parlamento europeo dice così: bisogna accertare soltanto il lato fiscale, e perché a noi non interessa il resto, e vedere se ci sono reati o azioni illecite, ma non possiamo ammettere il ricorso a leggi particolari, restrittive o punitive. Questa è l'Europa cristiana. Lo stesso viene ripetuto nel 96, il 97 lo stesso, la Commissione per la Libertà Pubblica al Ministero degli Affari Interni nel 98, 13 luglio, lo stesso rapporto, per cui l'orientamento europeo è di non intervenire, di lasciare libero campo, a meno che non si faccia del male, non si sparga sangue. In Italia il rapporto della polizia politica, il Ministero degli Interni, dice che l'orientamento è questo, però le leggi sono ancora in discussione, per cui si stia a quanto è stato stabilito in precedenza fino al 29.4.1998. Io ho voluto dare questi dati per dire qual è la situazione circa la verità che viene seminata dall'errore da parte del nemico, perché dietro tutto questo c'è il nemico, c'è il mysterium in equitatis, perché se vogliamo indagare le cause, subito ci accorgiamo che il vuoto lasciato dalla scienza, dalla tecnica, dalla religione, è occupato dal maligno. L'uomo di oggi cerca risposte pronte, immediate ai problemi esistenziali che sono aumentati per le conquiste sociali e per l'evoluzione ed esigenze dello stesso uomo. L'uomo però è rimasto religioso in fondo, perché è una dimensione, la religiosità, insopprimibile nell'uomo. E allora l'uomo cerca la verità e cerca aiuto, cerca così, nel magico
nodo occulto o in altri movimenti, per cui va verso la menzogna, quasi che trovi in questi campi di menzogna la verità. Il vuoto lasciato dalla scienza, il vuoto lasciato così anche dalla fede, che fede diciamo, dalla religione, che non risponda a tutti i quesiti dell'uomo di oggi. Ecco che è riempito dal maligno il quale semina errori. Sono gli errori di oggi. Siete gli errori di ieri, perché lui, come diciamo bene nell'esorcismo, è il padre di tutte le eresie, di tutti gli eccismi e di tutti gli errori. E varia tattica nel cammino della storia, negli ultimi tempi, negli ultimi secoli, con il primo umanesimo ha posto l'uomo al centro dell'attenzione, poi è venuto l'illuminismo, positivismo, marxismo, ateismo, l'uomo così ha ragionato, Dio ancora sì, ma Cristo no, poi ha cominciato ad attaccare Cristo, sì. Dio sì, ma Cristo no. E adesso siamo arrivati. Dio no, prima Chiesa no, poi Cristo no, adesso Dio no. Per cui ci siamo trovati in una situazione di emarginazione di Cristo, Salvatore del mondo, perché l'uomo si salva da se stesso. E ci troviamo con l'eliminazione del Dio personale e trascendente, ci troviamo con l'uomo che è al centro nell'universo, cioè la tentazione elenica, la prima tentazione di Adamo ed Eva da parte del nemico si ripropone all'uomo di oggi. Sarete simili a Dio. Arbitri del vero e del falso, del bene e del male. E l'uomo in questa nuova situazione, che possiamo chiamare di antropoteismo, l'ultima eresia, antropoteismo, ossia l'uomo Dio, si crede con il relativismo dottrinale e col relativismo etico, conseguente a quello dottrinale, è arbitro, è Dio, è lui che stabilisce ciò che è vero, ciò che non è vero. C'è una verità relativa, per cui quello che è vero per te non è vero per me, e a me interessa il mio io, per me interessa io sono al centro, quello che è bene per te non è bene per me, sono io che stabilisco ciò che è bene e ciò che è male, per cui viene oscurato il senso del bene e del male, del vero e del falso. La legge di Dio scritta dentro di noi viene quasi cancellata, il decalogo che è dentro di noi scritto nelle tavole della coscienza nostra è adulterato, in parte viene accettato, in parte non viene accettato, però è l'uomo di oggi, con le sue legislazioni in campo sociale e con il suo comportamento in campo individuale, che stabilisce il bene e il male, o cerca il tentativo di distruggere la verità, di mettere in dubbio la verità, di creare il dubbio su di tutto, per cui l'uomo posto al centro, così dell'universo, si evolve da se stesso, non ha bisogno di essere salvato. L'eresia maggiore è
di carattere così esoterico, Salvatore, non è più un'eresia, così diciamo, teologica, pneumatologica, e neanche cristologica, né soteriologica. Cioè, Gesù non è il Salvatore, Gesù è un semplice personaggio che ha realizzato se stesso e ha dato agli uomini degli insegnamenti come realizzare se stesso. Per cui è Dio l'uomo. Ecco, ci troviamo nel campo dell'errore. La salvezza, dico io, è venuta in questo campo dall'Oriente, dal Medio Oriente, dove Cristo ha predicato la verità, ha predicato il bene, ma il male viene dall'estremo Oriente. È di lì che parte il male sull'Occidente. Sono le filosofie orientali che sono accattivanti, che hanno delle somiglianze con la dottrina cristiana che accattivano l'intelligenza umana e oggi sono il pericolo numero uno contro la verità che è Dio, contro la verità che è Cristo. Pensate per esempio che in Germania la gioventù è il 10% cattolica o protestante, il 25% è buddista, il 17% è musulmana, la gioventù. Siamo pertanto in minoranza nel centro dell'Europa. Tante chiese sono chiuse, sia protestanti, sia cattoliche. Anche in Olanda c'è questo fenomeno, e anche un po' in Francia c'è questo fenomeno. Per cui siamo nella miscredenza, nell'indifferentismo religioso, ma sotto l'indifferentismo religioso c'è appunto questa eresia della verità. Contro la verità, c'è l'errore, c'è il padre della menzogna, il padre dell'inganno che nuoce al mondo di oggi. E siccome il mondo di oggi si muove attraverso le istituzioni, allora ecco anche le istituzioni sono inficiate senza che noi ce ne accorgiamo della presenza del maligno. Commercio, le multinazionali, il mondo del cinema, televisione, il mondo commerciale è così impregnato dalla presenza del maligno senza che noi ce ne accorgiamo, perché qui è il punto per noi dolente. Noi siamo avvelenati senza che ce ne accorgiamo del veleno che ci siamo, come un gas velenifico che avvelena senza che l'uomo si accorga di questo avvelenamento, che poi si riflette sulla morale, sul lato pratico. Oggi il mondo più che ieri va verso il sesso, il successo e il possesso. Il denaro, più che ieri, domina questo mondo e noi non ce ne accorgiamo quando un giocatore viene valutato e sento miliardi, non so quanto è un'aberrazione, mentre tanti poveri muoiono a Johannesburg, che è ancora in atto la conferenza dei grandi della terra, perché questo continente soffre delle malattie ed è regredito molto in confronto all'Occidente, in confronto anche all'Asia, Giappone, Cina. Eppure le ricchezze
che sono rappresentati dai diamanti e da loro sono in mano ai bianchi. Se fossero in mano alle popolazioni locali, basterebbero tutti i diamanti e tutto il commercio dell'oro per risolvere tutta l'Africa. Prendete l'industria delle armi, l'Italia esporta armi, tutta forza, la Cecoslovacchia, in capo, fabbrica armi, tutta l'Europa fabbrica armi ed esporta. Siamo degli ipocriti. Nei giornali siamo contro la guerra e alimentiamo la guerra, costruendo armi e dandole ai belligeranti. Per cui tutta la struttura è in mano al marino, o comunque è influenzata dal marino. E allora noi dobbiamo ricorrere a Cristo ancora una volta, perché Cristo è l'unica via, è l'unica verità, e soltanto in Lui c'è la vita. La tattica del marigno è distruggere Cristo. Non ha potuto distruggerlo nella vita, non l'ha potuto distruggere sotto la croce, con la croce, perché la morte di Cristo ha segnato la sua condanna, però cerca di distruggerlo, questo Cristo in noi, nel mondo che crede, nel mondo cristiano. È in questa chiave che dobbiamo leggere la situazione del mondo, per non essere anche noi ingannati. Cristo è l'unica via. La via. Tolto di mezzo la via, l'uomo resta disperso nel deserto della vita. Non trova più la via. È destinato a perire nel deserto, come sta perendo l'umanità di oggi, che non ha la luce di Cristo. Perché tutte le nazioni sono coalizzate, Salmo 2, nel dire non vogliamo che Lui regni sopra di noi. Ma dice Paolo ai Corinzi 3, prima lettera, non ci può essere altro fondamento per l'uomo e per la società, se non quello che è stato posto, Cristo Gesù. Lui è l'unico salvatore. Ecco allora il nostro movimento carismatico, che è nato dallo Spirito, che guida la Chiesa e guida il mondo. Gesù è il Signore, Gesù è il Salvatore. Dobbiamo essere coscienti del nostro ruolo che abbiamo, intronizzare di nuovo Cristo nella coscienza degli uomini, nella coscienza dei fedeli, intronizzare di nuovo Gesù nel mondo, perché il mondo appartiene a Lui, l'umanità appartiene a Lui, per l'umanità Egli è morto. L'uomo smarrisce la via, chiedere a Dio che ci indica la sua via, e la via è unicamente Cristo. Io sono la via. La verità è Lui, e soltanto nella verità noi possiamo essere liberi, altrimenti saremo schiavi del maligno, come il mondo è schiavo del maligno, perché è schiavo del peccato. All'errore succede il peccato, perché la corruzione mentale comporta la corruzione morale, come bene dice l'Apostolo ai Romani, nella prima pagina, cioè il primo capitolo, narra l'aberrazione mentale e come conseguenza l'aberrazione morale. Qual è la situazione morale? Ecco il secondo punto, il peccato, dove il nemico attacca la grazia, il peccato, il senso del peccato, tolto di mezzo Dio, tolto di mezzo la verità, il peccato che risponde alle debolezze dell'uomo, che si compà l'uomo perché il cuore dell'uomo
è inclinata al male fin dall'inizio, fin dalla nascita, come dice Genesi, già capitolo 9. E allora ecco il peccato che risorge nell'umanità. Cristo non è morto per il peccato. Tutto ciò che è peccato è lecito, perché è l'uomo che governa se stesso. Le esigenze dell'uomo sono quelle che sono, e l'uomo soddisfacendo le proprie esigenze è a posto, perché è l'uomo l'oggetto del proprio culto, del proprio interesse. E allora tutta la morale se ne va a gambe in aria, e lo vediamo tutto il mondo dal lato sessuale, le aberrazioni, opere del maligno, queste aberrazioni in campo sessuale e le aberrazioni nel campo dell'odio. Quanti delitti oggi, proprio per l'odio. L'odio familiare, padre che uccide i figli, figli che uccidono i genitori. Questi episodi si moltiplicano. Poi, sesto comandamento, settimo comandamento, non ne parliamo. Chi può così frodare il prossimo la froda, per cui è il campo morale che viene attaccato, il campo del peccato. Ossia la grazia di Dio viene menomata, come viene attaccata, come la verità, per cui nel campo del peccato il maligno trionfa, tutto il mondo è nel peccato e noi stessi non ce ne facciamo scrupolo. Ecco l'impretazione del nemico nella nostra mentalità: il peccato è una debolezza umana, Dio, se esiste, è misericordioso. Poi, dopo tutto, sono da zecole queste cose che dicono i preti, che dice la Chiesa. Dobbiamo soddisfare i nostri bisogni, per cui anche noi siamo così coinvolti, anche le nostre famiglie, ne parleremo dopo, le famiglie, la fedeltà coniugale, i rapporti illeciti, i rapporti prematrimoniali, ossia poi la vita sessuale di oggi, dove non c'è più il comandamento di Dio, e non ci facciamo scrupolo, lo fanno tutti, chiudiamo gli occhi e ammettiamo tutte le debolezze umane, non crediamo più, perché il diavolo ci ha chiuso la bocca, ci ha chiuso gli occhi, e noi siamo diventati ciechi, siamo diventati muti, non parliamo più, non siamo più i profeti quali dovremmo essere. Non vediamo il male, non denunziamo il male, siamo muti. È il diavolo che gioca su di noi e noi non ce ne accorgiamo. Ecco qual è la situazione del mondo. E poi tutto quello che vi ho detto: l'uomo privato della verità, privato dalla grazia, mediante il peccato, che diventa così familiare per noi, e soprattutto perché non ci facciamo più scrupolo del peccato, perché tutto è lecito, allora noi cerchiamo la vita. Ma quale vita? Non è la vita eterna. Cerchiamo la vita terrena. La vera vita è quella che noi viviamo qui. E allora, ecco tutti i movimenti magici, i movimenti esoterici, che hanno spazio, perché ci danno modo di vivere, di rispondere a tutti i nostri quesiti. Non parliamo ancora dell'altro campo, che è la salute. Mina la verità, mina la grazia, mina la salute. Oggi siamo tutti malati. Il 60% della popolazione occidentale, secondo le indagini, è affetta da depressione in diverso grado. 60%. Frustrazioni. Perché manca la fede, manca Dio. È il diavolo che deprime, che disintegra,
disintegra l'uomo come disintegra le famiglie. E sul campo delle malattie aumentano le costruzioni di ospedali, aumentano così i luoghi di indagine degli scienziati per cercare nuovi metodi oppure nuove medicine per bloccare le malattie, ma più crescono le medicine alternative o meno, più crescono le cliniche, più crescono i ritrovati dei medici, più crescono le malattie. Oggi quasi tutti siamo malati, nelle nostre famiglie ci sono malati, la bomba atomica ha prodotto l'inquinamento dell'aria e noi continuiamo a inquinare l'aria e i tumori sono in gran parte dovuti all'inquinamento dell'aria. I bambini che accusano tanti tumori, così, perché prima era una malattia degli adulti. Cristo è via, verità e vita. In Lui c'è la salvezza. Cristo ha stabilito la Chiesa, luogo di salvezza. Egli ha stabilito i sacramenti per guarire l'anima e il corpo. Egli è luce per noi, ma è questa luce che viene oscurata dal maligno. Gesù è via, verità e vita. E il maligno cerca di distruggere Gesù, di distruggere Cristo nel cuore degli uomini. Sperde gli uomini perché li fa smarrire, confonde gli uomini, i quali prendono per verità ciò che non è verità. Distruggono l'uomo perché lo inducono al peccato, distruggono l'uomo nella famiglia, le famiglie sono disunite. Le famiglie sono così attaccate dal maligno, non c'è una famiglia che non abbia dei problemi. E tutto il mondo veramente giace sotto il potere del maligno. Ed è vera la frase che noi citavamo, nella lettera di Tessalonicesi 2, il mysterium iniquitatis è in atto. Questo è uno sguardo, diciamo, generale al mondo di oggi. Non scendiamo nei dettagli perché andremo per le lunghe, ma uno sguardo generale che noi possiamo fotografare attraverso i velivoli di ricognizione ci danno questi risultati. Andiamo alla Chiesa. La Chiesa è attaccata. È stata attaccata fin dall'inizio. Fa sorridere Paolo e sorride lui stesso quando nella lettera ai Tessalonicesi, prima lettera, dice: uno o due volte, anzi, io volevo venire da voi, ma a me Paolo è stato impedito da Satana. Uno o due volte volevo evangelizzarvi, ma Satana me l'ha impedito. Impedisce l'evangelizzazione, e come l'ha impedito ai tempi di Paolo, la impedisce continuamente. Oggi l'evangelizzazione della Chiesa deve rinnovarsi. Il rinnovamento nello Spirito è sorto anche per questo. Lo Spirito Santo ci ha unti perché la nostra parola si è infuocata, perché una nuova evangelizzazione fatta nello Spirito possa scuotere gli animi dal torpore. Oggi manca una vera evangelizzazione. Sì, ci sono tanti mezzi per evangelizzare, ci sono molti evangelizzatori, ma l'evangelizzazione vera, quella che scuote le coscienze, quella che converte, quella che ripropone Cristo,
L'evangelizzazione carismatica, che, come diceva Salvatore stamattina, non è soltanto moraleggiante, ma è incisiva, carismatica, quella deve essere l'antidoto per noi, per la Chiesa, perché ritrovi la sua robustezza e perché gli uomini ancora trovano in Cristo via, verità e vita, proprio il rimedio allo stato in cui essa si trova. C'è una fede molto debole. La fede è intaccata. La fede è intaccata. Quanti errori ancora nella Chiesa. La morale è intaccata. Quante deviazioni ancora nella Chiesa. E non parliamo di tanti altri mali. Per cui uno sguardo sulla Chiesa si mette in avviso che il nemico è all'attacco per distruggere la fede in Cristo Signore, per minare la speranza nella vita eterna, di cui non si parla più. Si parla tanto di problemi sociologici, di problemi ecclesiologici, però la speranza è minata, la speranza nel regno futuro. Non c'è la proiezione verso l'alto, ma c'è proiezione orizzontale. I problemi sociali sono quelli che sono così in piazza, quelli che noi trattiamo più che gli altri problemi. Per cui con la speranza viene minata la carità, perché la triade viene speranza, fede, speranza e carità, viene tutta intaccata quando viene intaccata una parte, ma anche la carità oggi. La Chiesa è divisa, ancora l'ecumenismo è di là da venire, gli ortodossi sono più ancora di ieri accaniti contro di noi, i protestanti sono più accaniti contro i cattolici oggi, e tra i cattolici non c'è unione, ci sono tante correnti teologiche. Per cui ecco che il nemico lo abbiamo dentro, anche la Chiesa è attaccata dal nemico oggi più che ieri, per sradicare Cristo via, verità e vita. Uno sguardo alla famiglia, l'ho detto, non ci dilunghiamo, la famiglia è attaccata, la famiglia non esiste più, fuori così delle nazioni, diciamo, cattoliche, la famiglia è molto disunita, ma anche in Italia la famiglia è disunita. Io non vi leggo i dati sulla fedeltà coniugale, sono orripilanti, se sono veri, perché anche in questi sondaggi bisogna stare attenti, non prendere come oro colato ciò che non è oro colato, perché quando fanno i sondaggi su campioni, i campioni scelgono loro e non sappiamo quali campioni scelgono, perché se la fedeltà coniugale da parte della donna è 46-47% di infedeltà, e allora siamo freschi. Non parliamo poi del mondo giovanile, una ragazza che a 20 anni sia ancora vergine, bisogna cercarla così con lanternino, ma questo secondo i sondaggi, eccetera eccetera. Per cui ecco che la vita familiare, la vita giovanile lascia molto a desiderare, è il nemico che avanza, dobbiamo prenderne atto. Lasciamo adesso come sguardo generale, perché il discorso è molto lungo, certamente non possiamo esaurire il tema oggi, lo porteremo domani. Lo sguardo ai nostri gruppi. Siamo attaccati dal maligno. Lo vogliamo capire che nei nostri gruppi ci sono infiltrazioni del nemico? Io ho parlato con un esorcista
esorcista morto così 2 anni fa, Ernest, padre Ernest, era un bravissimo esorcista del Papa, benedettino. Lui mi parlava e mi diceva, si attende che il 46,5 dei gruppi di rinnovamento sono inficiate dal maligno. Cioè non è che sono tutti indemoniati, no, ma sono infiltrazioni malefiche di vario tipo. Perché siamo truppe scelte e per cui il nemico attaccando noi attacca truppe di avanguardia. E dobbiamo stare molto attenti. Una certa mentalità mondana si è infiltrata nei nostri gruppi e il nemico ci attacca in diverse maniere, le vedremo, quando manda la prima squadra, la seconda, la terza squadra, la strada della confusione. Nei gruppi tante volte c'è confusione, non ci si capisce più. C'è discordia e nella discordia può allineare tutto, confusione di idee, confusione di indirizzi. Poi manda una seconda squadra quando il gruppo è confuso, quella della divisione, divisione. Si dividono 2 contro 3, 3 contro 4, c'è divisione. Poi la squadra nella distruzione. I gruppi si distruggono, si dileguano, ecco il nemico all'attacco. E allora serrare le file, comprendere dove siamo attaccati, bloccare la squadra della confusione, la squadra della divisione, per non essere attaccati dalla squadra della distruzione. Sono le 3 squadre con cui il nemico muove all'attacco. Nei nostri gruppi. E qui io mi fermo perché dovrei adesso scendere nel campo individuale. Abbiamo visto il campo del mondo, abbiamo visto il campo della Chiesa, abbiamo visto il campo della famiglia, abbiamo visto il campo dei nostri gruppi. Adesso andiamo a noi, perché su questo che noi dobbiamo fermarci sulla presenza del maligno in noi o attorno a noi, perché la nostra battaglia è individuale. E allora semplicemente accenno, che tempo abbiamo? Come? Sì, bene. E allora in campo individuale. Campo di bello, come ci attacca il maligno? Abbiamo un'attività ordinaria, un'attività straordinaria del nemico ed egli ci può attaccare attraverso la tentazione. È un attacco, diciamo, esterno, è un attacco molto interessante per noi, perché dobbiamo pur distinguere se l'attacco viene direttamente da lui o viene dai 2 alleati suoi. Gli alleati del nemico sono il mondo e la carne. Ordinariamente il nemico ci attacca attraverso questi 2 alleati, sferrando il bellum, diciamo intestinum, poi ci attacca con il mondo, sferrando il bellum, cioè la guerra civile, cosiddetto. Soltanto dopo aver sferrato questi 2 attacchi, attraverso il mondo, dalla carne, cioè attraverso la carne e attraverso il mondo, egli ci attacca così direttamente.
è nel discernimento che noi dobbiamo vedere se l'attacco viene direttamente dal nemico oppure se l'attacco viene dal nemico però attraverso la carne e attraverso il mondo. Qui il discernimento è necessario perché l'attacco esterno incomincia con la tentazione. Generalmente l'attacco primo del nemico attraverso la tentazione avviene con la tentazione della carne. È un alleato potente. Un alleato potente. Egli si mimetizza, non comparisce, perché spirito di inganno non vuole comparire. Questa mattina abbiamo visto che Gesù domanda come ti chiami, quello risponde Legione, ma il nemico mai dice il suo nome, neanche il nome che si è imposto, perché se rivela la sua identità o rivela la sua attività, perché prende il nome dell'attività che svolge, allora perde la sua forza e si mette sul piano del nemico che siamo noi, per cui cerca di mimetizzarsi. E allora il nemico ci attacca attraverso la carne, le opere della carne. Ricordate le opere della carne? Ai Galati abbiamo un elenco, ma ci sono tante opere della carne. Leggete bene le lettere ai Galati, le lettere ai Romani, e poi tutte le lettere ai Colossesi, Filippesi, Efesini, l'uomo vecchio che risorge in noi, ci attacca attraverso la carne. Ricordate le opere della carne di cui parla la lettera ai Galati? Cominciamo con i sette, la famiglia che sta al centro, la famiglia dei sette fratelli e sorelle. Miglia, gelosia, passione, distinguia. Sono tutti così frutti della carne, meglio opere della carne. Vedremo, quando parleremo della disinfestazione, se abbiamo tempo, le 12 fiere che sono dentro di noi e le 12 tendenze cattive che sono dentro di noi, le 12 fiere che hanno un nome specifico e che vengono identificate da Cristo con le 12 tendenze cattive che sono dentro il cuore dell'uomo. Quando dice dal cuore dell'uomo escono le intenzioni cattive, fornicazione, eccetera, poi stoltezza, che è l'ultima. E le 12 fiere, c'è il gufo, c'è la civetta, c'è il serpente saettone, quello che fa scovare le uova, c'è così lo sparviero. Ci sono 12 animali cattivi che abitano il nostro palazzo, che sono dentro di noi, da cui bisogna liberarsi. E attraverso queste 12 fiere e attraverso queste 12 intenzioni cattive che il maligno ci attacca, sono le tentazioni, che diciamo tentazioni carnali, nel senso più ampio della parola. Ci attacca attraverso il mondo, attraverso il mondo. C'è una tentazione mondana, la tentazione, diciamo, umana dell'uomo vecchio è facilmente riconoscibile, perché secondo le nostre inclinazioni. La tentazione mondana ha la seduzione, cioè il diavolo non cogit, ma persuade.
e persuade attraverso la insidia, attraverso la seduzione che ci viene dal mondo. Oggi la seduzione mondana è in atto, noi non ce ne accorgiamo, perché viviamo in questo mondo, respiriamo l'aria di questo mondo, prendiamo i costumi di questo mondo, i pensieri degli uomini, il modo di vedere degli uomini, il modo di sentire degli uomini, il modo di agire degli uomini, anche noi carismatici. Per cui non abbiamo i valori cristici, diciamo, davanti ai nostri occhi, che guidano il nostro pensare, il nostro sentire e il nostro agire. Un esempio: se noi vediamo un mucchio di denari per terra, subito ci svegliamo e mettiamo le mani, perché il denaro conta. Il denaro conta, perché il denaro è tutto. Homo sine pecunia, imago mortis, vuol dire l'uomo senza denaro è immagine della morte. Per cui noi valutiamo il denaro, è un bene, è un valore, anche noi è un valore. Mentre per Cristo non ha un valore. Beati poveri, perché di essi il regno dei cieli. Se invece è povero, chi vuole venire dietro di me, rinneghi tutto quello che ha, lo venda, lo dia ai poveri, poi viene e lo può seguire. Nella mentalità di Cristo, il denaro è il grande nemico di questo mondo. Per noi è un amico, un alleato, una benedizione di Dio. È la santa provvidenza. Sì, il denaro è utile per noi, bisogna servirsi del denaro, ma non può il denaro calamitare la nostra attenzione, il luccichio del denaro non può sedurci, eppure noi siamo sedotti dal denaro, dai biglietti di euro, che sono brutte cose, eh? Prima che le lire erano più belle. Comunque, siamo sedotti dal denaro, per cui il denaro è un valore. Non abbiamo gli occhi di Cristo, per cui giudichiamo secondo i valori umani, non secondo i valori di Cristo, perché l'uomo carnale non può condividere le vedute dell'uomo spirituale. E se noi abbiamo lo spirito di Cristo, vediamo con gli occhi di Cristo, abbiamo il pensiero di Cristo, diamo il vero valore alle cose. Per cui è la tentazione mondana, il possesso delle cose. Così la tentazione mondana si può chiamare seduzione, ed è il nemico che attraverso la inclinazione ci tenta con la tentazione umana, attraverso la seduzione con la tentazione mondana, per andare così non per le lunghe. E allora quando è la tentazione sua, la tentazione diabolica, ha delle caratteristiche che nel discernimento dobbiamo pure sapere. Non c'è relazione tra causa ed effetto, è subitanea, ci vuole di zoppo. Va bene, è il nemico che non vuole essere svelato. Ha il carattere della violenza. Sì, tante volte c'è l'inclinazione che viene usata, la persuasione o seduzione che viene usata, ma la caratteristica è la violenza. E succede così all'improvviso, senza una relazione
tra causa ed effetto. La controprova noi l'abbiamo nei rimedi che usiamo. Davanti a una tentazione, noi, se vogliamo sapere se è umana, se è mondana, se è diabolica, possiamo usare per esempio la preghiera. La tentazione diabolica cede alla preghiera, cede a un atto di mediazione davanti a Dio, cede facilmente. Mentre diversamente una tentazione mondana oppure umana non cede alla preghiera. Per esempio, io sono qui seduto, c'è la finestra aperta, come David, e guardo una bella donna che si faceva il bagno. Se io continuo a guardare, beh, ma per entrare in tentazione, mi dico il rosario, però continuo a guardare. La tentazione non cessa, chiude la finestra, scappa via e cesserà la tentazione, perché causa ed effetto è la tentazione umana. La tentazione diabolica cede alla preghiera, cede all'umiltà, un atto di umiltà, perché spirito di superbia, e quando sente Dio si trova a disagio. Cede alla parola di Dio. Quando noi pronunziamo la parola di Dio, allora il nemico comincia a tremare, è l'arma di Cristo, che viene poi usata dallo stesso maligno, quando il diavolo lo tentò, per sondare la resistenza che offriva il figlio di Dio qui sulla terra, conosceva bene, ma non sapeva quale resistenza offriva alla sua seduzione, al suo assalto, e perché voleva distoglierla dall'opera che aveva intrapreso, di distruggere l'opera sua. Egli è venuto per distruggere l'opera del maligno, e il maligno subodorava tutto questo. E allora lo attacca, e Gesù si difende con la parola di Dio. Sta scritto. È vero che il maligno prende le armi di Gesù, è dotto da Gesù, però Gesù tutte e tre volte usa la parola di Dio. Sta scritto. Dio dice, si appella a Dio, alla volontà di Dio, ai decreti di Dio. Se così avesse fatto Adamo e Eva, non ci sarebbe stata la caduta. Eva cede alla suggestione e alla tentazione perché scende sul campo della ragione. Crede, così che quello che dice il maligno sia vero, mette in dubbio la parola di Dio, non si appella alla parola di Dio e cede al dubbio, per cui viene vinta. Cristo invece sta alla parola, e allora ecco, la parola di Dio è come la spada che, con cui Cristo, il Verbo incarnato, come detto in Apocalisse, trafigge il nemico. E noi nella lettera agli Efesini abbiamo l'arma della parola, l'unica arma di offesa che è la spada, è la parola di Dio. Quando siamo alla parola di Dio contro il nemico che ci tenta, l'ho sperimentato io, il nemico cede. Per cui preghiera, umiltà e parole di Dio. Sono queste le tre armi con cui possiamo battere il nemico, allontanarlo.